Bambina con colomba, Pablo Picasso. Pablo Picasso è un pittore spagnolo nato nel 1881 e morto nel 1973. Picasso dipinge la bambina con colomba nel 1901. Per tanto tempo il quadro è stato in un museo di Londra, in Inghilterra. Adesso è stato comprato da un collezionista. Nel quadro si vede una bambina che tiene tra le mani una colomba. La colomba bianca è un simbolo di pace e Picasso la disegna anche in molte altre opere. La bambina ha i capelli corti rossi e un vestito bianco con un grande fiocco verde. Stringe dolcemente la colomba. La colomba sembra tranquilla tra le mani della bimba. Forse è ferita ed è contenta di avere qualcuno che si prenda cura di lei. Sul prato verde c'è anche una palla colorata. Forse la bambina stava giocando a palla quando ha trovato l'uccellino. Lo sfondo è colorato di azzurro, verde e marrone. Questi colori fanno capire che ci troviamo in mezzo alla natura. Osservando questo quadro, proviamo tenerezza e voglia di difendere le cose fragili e preziose, come la piccola colomba. Con questo quadro, il pittore ci parla della bellezza della natura. Gli animali e le piante sono un grande dono che bisogna curare e proteggere.